il rumore. E dalla verità sui social, dal tema della verità, ad un'altra verità che noi spesso cerchiamo sui social. Le piattaforme digitali infatti ci consentono di informarci attraverso persone come noi che hanno esperienze di acquisto dai brand da cui abitualmente acquistiamo le cose. Ovvero la brand reputation online è diventata fondamentale perché noi acquistiamo qualcosa e appunto ci fidiamo di quello che dice un altro consumatore. Di questo tema ce ne parla Matteo Flora, founder di The Fool. Vai Matteo. Ciao, ciao a voi e ciao internet a quelli che ci vedono da remoto. Partiamo dall'inizio. Si parla di competenze e nel mio talk vedrete che le competenze da recuperare in questo caso sono la commistione tra competenze. Mi chiamo Matteo Flora, arrivo dalla sicurezza informatica. Ho fondato 10 anni fa una delle, dicono, più grandi reputation company italiane, un fiore all'occhiello a livello europeo che si chiama The Fool. E cosa abbiamo dovuto fare? Abbiamo dovuto creare competenze nuove. Partiamo dall'inizio. Perché parliamo di reputazione? Perché la reputazione è un valore. Non so se lo sapete, ma il World Economic Forum dice che della vostra azienda il 25% del market value è rappresentato dalla vostra reputazione. La reputazione fa in modo che un fornitore scelga voi o qualcun altro, un cliente scelga voi o qualcun altro, una banca vi dia o non vi dia affidamento. Addirittura sempre il World Economic Forum ci racconta come l'intera base della gig economy sia rappresentata dalla reputazione. La gig economy si basa sul fatto che io abbia un metodo reale per trovare informazioni su chi dà un prodotto o un servizio e l'azienda. Mi dà la possibilità di conoscere la reputazione del mio host di Airbnb, mi dà la possibilità di sapere se fidarmi o meno del venditore su Amazon, mi dà la possibilità di scegliere tra vari negozi online o tra vari store in cui comprare, magari anche solo del cibo, quello che va meglio o peggio. Addirittura è talmente importante che sempre il World Economic Forum fonda il termine The Reputation Economy, parlando della economia del XXI secolo. Tanto importante da creare, tanto facile da compromettere. Ci vogliono 20 anni, diceva Warren Buffett, per costruire la reputazione e a volte 5 minuti per distruggerla. Ma se parliamo di reputazione, perché vi hanno detto brand reputation digitale? Beh, perché il mondo è cambiato. Se prima la reputazione della vostra azienda la facevano i grandi cartelloni pubblicitari, la pubblicità sulla televisione, se la faceva l'articolo, il publiredazionale sul giornale o le news che passavano, il mondo è cambiato. L'Italia, secondo il Global Web Index, è composta per il 66% da persone che navigano costantemente in internet. Non solo, ma che si formano una opinione informata sui fatti e sui prodotti proprio partendo solo ed esclusivamente dalla rete. La rete come primo veicolo per costruire la reputazione di un brand, di un prodotto che vado o non vado ad acquistare. Le news, i giornali? Beh, ho una buona o cattiva notizia da darvi. Il Pew Internet Research Center esce un mese fa circa con una ricerca particolare che ci racconta come, beh, sì, gli italiani usufruiscono delle news, ma il 64% degli italiani le recupera prendendole dai social network e non dai giornali stessi o dai siti dei giornali. Il social network, il chiacchiericcio del social network, le nostre bolle in cui viviamo, le nostre echo chamber, raccontano le news che andremo a selezionare. Quindi ancora una volta la reputazione parte non dal giornale su cui ho fatto il pubblico-redazionale, ma dalla rete che racconta di me. Un consumatore che è sempre più informato. MindWatt ogni anno pubblica uno studio che ci racconta come l'anno scorso anno l'81% dei consumatori si è informato online su di un brand o un prodotto prima di perfezionare un acquisto. Scordatevi l'acquisto impulsivo fatto nel negozio. L'utente si informa e dove si informa? Sul vostro sito web? No, online. Non solo, ma alle volte nemmeno si informa su qualche testata di settore, ma ascolta i consigli e le recensioni. L'85%, secondo Bright Local Research, dei consumatori si fida dei giudizi e delle review trovate online
come fossero espresse da propri amici. In questa configurazione diventa tutto un po' più difficile, lo capite? Perché dobbiamo stare dietro al chiacchiericcio, a quello che viene detto, ascoltare milioni, a volte centinaia di milioni di conversazioni per capire cosa stanno dicendo di me, della mia azienda, del mio prodotto. E come si gestisce la reputazione? Beh, partendo dalla definizione stessa. Che cos'è la reputazione? Secondo Nock, un sociologo, è una condivisa comune percezione data rispetto a una persona, un brand, un prodotto, data dalla totalità dei discorsi fatti su di essi, dalla totalità dei soggetti coinvolti nella sua generazione di vita, ve la semplifico. È una percezione data dai discorsi degli stakeholder. Uno, è una percezione. Non ha niente a che vedere con la realtà. In un mondo ideale, reputazione e verità collimano, ma Babbo Natale non esiste e voi non vivete in un mondo ideale. Nel mondo reale può esserci una discrasia sostanziale tra la verità e la reputazione. Perché? Perché la verità si basa sui fatti, si basa sulle notizie, mentre la reputazione si basa su una percezione che è data dai discorsi che ci sono online su di voi. È il motivo per cui le fake news fanno così male. Dei discorsi che vengono fatti da degli stakeholder, dei portatori di interesse. Potete avere diverse reputazioni. I vostri clienti possono avere una reputazione di voi, i vostri fornitori possono avere una reputazione di voi, la vostra banca può avere una reputazione di voi. E in tutto questo cosa facciamo? In tutto questo bisogna osservare per capire, guardare. Abbiamo un vantaggio. Per la prima volta nella storia dell'umanità abbiamo accesso ai pensieri delle persone nel momento stesso in cui le esprimono. No, non siamo telepatici, non ho un'azienda che si occupa di telepatia. Ci occupiamo di ascoltare la rete, ma le persone, in una sorta di flusso di coscienza, di joyciana memoria, raccontano sul social il divenire della loro esistenza, nel momento stesso in cui le cose succedono. Si imbattono in voi e parlano di voi. E tutte queste conversazioni, questi milioni, queste miliardi di conversazioni, possono essere analizzate. Per fare che cosa? Dalle cose più semplici, conoscere il sentiment dietro a un evento, un prodotto, un servizio, i desideri dei vostri clienti o dei partner, o le positività da cogliere, da capire e su cui andare a costruire un discorso che li possa convincere. Addirittura l'intelligenza artificiale ci consente di parlare non solo di cosa dicono di voi, ma dei vari temi. Questo è l'analisi di qualche anno di un noto marchio automobilistico, dove negli anni si vede come il conversato è passato dai vari temi, dalle prestazioni al design, dalla tecnologia alla sicurezza e ai prezzi. E ogni volta potete guidare i discorsi in ciascuna di queste parti andando ad analizzare chi? Andando ad analizzare le vostre coorti, gli stakeholder di prima, ve li ricordate? Possiamo per la prima volta nella storia dell'umanità capire davvero chi sono le persone che parlano di loro, le loro demografiche, i loro desideri, i temi di cui parlano. E per ciascuna di queste demografiche possiamo, anche in tempo reale, andare a capire di che cosa parlano, dove, quali sono i loro desideri, quali sono i loro eroi. Per fare che cosa? Per trovare queste persone, proporre a loro dei discorsi che loro faranno e modificheranno la nostra percezione. Certo, per fare questo servono competenze nuove. Serve monitorare la rete per ricavare dati da utilizzare in strategie di comunicazione e di marketing reputazionale. Una delle figure all'interno di noi, del team, sono gli esperti di data-driven, di strategie basate sui dati. Che competenze hanno? Marketing, comunicazione, brand management, analisi dei dati. Una figura nuova che sul mercato non si trova, ma che sarà fondamentale. Altra figura fondamentale, beh, qualcuno che si occupi dell'identità digitale. Perché? Perché sempre più spesso chi siete voi e chi è la vostra azienda? Beh, siete quello che trovate cercandovi nelle ricerche online. Siete quello che dicono le prime due pagine di Google, siete quello che dicono i primi 10 commenti che trovate su Facebook. E questa cosa va capita e va gestita. Va gestita perché? Beh, perché tutti noi siamo andati online a vedere, a cercare su Google la persona che dovevamo incontrare, o cercare su LinkedIn la persona con cui avremmo avuto il colloquio, o cercare su Facebook che cosa dice il nuovo datore di lavoro. È talmente diffuso che il 70%, questo è uno studio di Career Builder, degli esperti di HR ammettono come intervistatori di controllare i social dei candidati prima di prendere una decisione, prima ancora spesso di invitarli. Questo significa anche la possibilità di fare errori da parte vostra o da parte delle persone che compongono il vostro team. Errori che possono essere enormi. Se siete una
se siete un vettore aereo potete avere un pilota che insulta Selvaggia Lucarelli, ciao Selvaggia, la quale se la prende con il brand. Potete avere una grossa azienda di panettoni, avere il direttore marketing che si finge un cliente e si fa i complimenti. Potete avere delle filiali di banca con i direttori che fanno balletti divertenti. Tutto questo, che cosa... Smettetela di ridere, siete delle persone orribili. Perché? Perché vi dico una cosa che terrorizza le HR. Su internet ogni dipendente è una spokesperson. Su internet ogni dipendente è un portavoce, che voi lo vogliate o meno. E quindi dovete spiegare, dovete raccontare, dovete fare training alle vostre risorse. Gestire le identità digitali come un asset fondamentale e valorizzarle al meglio. Un'altra figura, l'esperto di personal reputation, con competenze di branding, di comunicazione, perché ogni persona è un brand, e di risorse umane. E se le cose vanno male lo stesso, durante le crisi, gestire le crisi reputazionali diventa un lavoro di equipe, di un'equipe difficile che non è il legal, che non è comunicazione istituzionale, ma è qualcosa di diverso. La rete ha dato la possibilità a ciascuno di noi di esprimersi. Ciascuno di noi è davvero un medium, può raccontare la sua storia, ma gestire efficacemente la comunicazione reputazionale è difficile, perché può sempre scapparvi la parola di troppo. E quindi non basta nemmeno più parlare con vostra comunicazione istituzionale. Servono figure che siano in grado di osservare, capire e raccontare. E anche la pulizia di quella che può essere la vostra reputazione, che una volta lasciavate tranquillamente all'ufficio legale che manda la famosa diffida per diffamazione. Pensateci bene, perché c'è un effetto carino in rete, si chiama Streisand Effect, racconta di come spesso la diffida o lo spauracchio dell'azione legale può farvi più danno reputazionale di levata di scudi contro di voi, Golia, contro il piccolo Davide, che non una oculata strategia di rimozione, dove ad esempio alcuni tool, alcune piattaforme consentono già di rimuovere contenuti, ad esempio con il diritto all'oblio, right to be forgotten. Anche qui proteggere la reputazione con i migliori strumenti è una scelta tra comunicazione, tecnologie, PR e strategie legali. E forse abbiamo bisogno di altri skill che noi abbiamo, ma che anche voi dovreste ricercare, con competenze trasversali tra legal, tech, comunicazione e public relation. Un mondo, quello della reputazione, ho finito il tempo a disposizione, quindi scusatemi la corsa, che spero di avervi fatto capire che è complesso e eterogeneo, è fondamentale e avete bisogno di integrarlo all'interno dei processi. Ora, se non trovate quelle persone, male che vada, venite da noi, siamo bravini nel fare queste cose, ma in realtà cercate di comprendere una cosa molto più importante. Che avete bisogno di profili cross, profili che siano attraverso diverse professioni. Non avete bisogno di una professione che troverete pronta e dovete essere in grado di rinnovarvi. L'unico consiglio che davvero posso darvi è che probabilmente tra 2 anni quelle professioni cambieranno. L'unica cosa che potete fare è essere pronti e abbracciare il cambiamento. O, come finisco tutti i video che metto su YouTube quasi tutti i giorni, con l'equivalente di siate pronti alla latina, che si legge più o meno così: e state parati. Tutto qui.